Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi faremo un breve tutorial su come sfruttare Microsoft Outlook e acquisire gli hash NTLM di un account. Quindi invieremo una mail con una foto in allegato dove all'interno ci sarà un collegamento ipertestuale alla nostra macchina attaccante. Quindi quello che dobbiamo fare è aprire Outlook oppure anche Gmail tramite il nostro browser, quindi entreremo nella nostra mail, una mail fatta apposta, quello che volete. Fate il nuovo messaggio, inserite la mail della vittima. In questo caso facciamo una prova sulla mia, un testo di oggetto qualunque, ovviamente dovete giocare anche di social engineering, quindi vedete un po', io proverò, faccio un test giusto per farvi vedere un po' come funziona, poi alleghiamo, dove inseriamo una foto, non un allegato, una foto, quindi prendo una foto a caso, andiamo inserisci. Clicchiamo sulla foto e andiamo sul collegamento, inserisci il link, clicchiamo, o possiamo mettere anche clicca per ingrandire. Sull'indirizzo web inseriamo l'indirizzo IP della macchina Kali attaccante, che nel mio caso è 192.168.1.200. Diamo ok, inviamo, però prima di inviare io vi consiglio di andare su Kali, apriamo il terminale e digitiamo sudo responder -i eth0, che è la nostra interfaccia di rete, nel mio caso Ethernet 0, altri avranno VLAN 0 comunque. Successivamente -v, diamo invio e si aprirà una specie di listener, ok? Una volta avviato questo, ci spostiamo sulla mail nuovamente. Bene, abbiamo ricevuto la mail, ecco qua a sinistra. Quando la vittima premerà su clicca per ingrandire, ecco qua cosa succede al lato. Abbiamo preso gli hash NTLM con l'username del dominio. Quindi una volta che abbiamo ricevuto questo hash, noi lo possiamo decriptare con l'aiuto di John the Ripper. Spero di essere stato chiaro. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.